Bentornati ragazzi e ragazzi, sono Erme e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi, come potete vedere dal titolo, vi mostrerò un tutorial su come scaricare l'emulatore e ovviamente le sue ROM della Nintendo sul vostro dispositivo iOS. Non vi porto tutorial per Android, anche perché ci sono tantissime applicazioni che non necessitano di un così, diciamo, strano procedimento per scaricare, ad esempio un'applicazione come MyBoy. In questo video tutorial vi mostrerò alla fine anche come mettere le ROM del Game Boy all'interno di un emulatore del Game Boy che è GBA4iOS. Però non esiste, diciamo, un tutorial vero e proprio su come scaricare GBA4iOS, appunto perché, diciamo, che va a momenti. Infatti è molto possibile che un procedimento una volta funzioni e la volta dopo no. Quindi ci sono diversi procedimenti su internet, ve ne cercate uno, ve ne cercate tanti, li provate e poi ne troverete uno funziona. Come potete vedere, io ancora non ho, giusto per farvi vedere che appunto il procedimento funziona, non ho ho cancellato appunto l'emulatore dal mio dispositivo. Vi dico che per poter scaricare l'emulatore vi serve solamente il dispositivo iOS, mentre per mettere le ROM c'è bisogno di un computer e di iTunes. Innanzi iniziamo con il primo passo, ovvero scaricare l'emulatore sul vostro dispositivo iOS. Innanzitutto aprite Safari e andate su iEmulator. Tranquilli che lo lascio tutti quanti i link in descrizione. Una volta aperta la pagina, andate nella sezione app, scrollate verso il basso e trovate questa sezione NDS4iOS, ovvero Nintendo DS4iOS. Allora vi dico che in teoria, tranquillamente cliccando il pulsante installa da qualsiasi versione dovrebbe funzionare, però molte volte si riscontra il solito problema di qualsiasi, diciamo, di app che provate a scaricare che non sia dell'App Store, che vi dice impossibile scaricare l'app. Quindi dovete fare un piccolo trucchetto, ci sono diversi tutorial che vi dicono magari di mettere un giorno la data un giorno indietro o all'inizio, il primo giorno del mese in cui siete. Io no, utilizzo uno che è funzionante, ovvero cliccate installa e vi apparirà questa schermata e fate installa. Adesso se tornate indietro alla vostra schermata vedete che sta scaricando. Voi, mentre sta scaricando, dovete andare nelle impostazioni generali, data e ora, e dovete mettere una qualsiasi data del 2014. Perfetto, ad esempio il 25 maggio. Tornate indietro e vedete che l'applicazione NDS4iOS è stata scaricata correttamente. Molte volte vi capiterà che magari si scarica ma non si installa, appunto per il problema della data. Però tranquilli che una volta che l'applicazione è scaricata potete tornare nelle impostazioni data e ora e rimettere la data e l'ora, diciamo, attuali. Quindi una volta scaricata e installata l'applicazione ancora non la potrete utilizzare. Infatti se provate ad aprirla vi dirà che lo sviluppatore non è autorizzato a funzionare all'interno del dispositivo. Quindi andate di nuovo in generali, andate qui sotto a gestione dispositivo, trovate questo di Fuji On Software, insomma questo nome strano, e cliccate su autorizza. A questo punto lo sviluppatore sarà autorizzato a funzionare all'interno del vostro dispositivo, che adesso vi sposterò sulla destra per farvi vedere meglio. Se aprite l'applicazione, appunto, salta, non seguite il tutorial, vi andrà direttamente in questa sezione che è la ROM list, ovvero la lista delle ROM. Lasciate stare tutto il resto, non serve a nulla, solo, diciamo, un po' le impostazioni, ma queste sono, diciamo, a piacere vostro. Insomma, si capisce molto la schermata, sensibilità del controllo, diciamo, del gioco, i frame e così via. Vedete appunto che non c'è nessuna ROM installata all'interno del vostro dispositivo ed è qui che entra in gioco il vostro computer con iTunes. Passiamo alla schermata del desktop. Allora, per scaricare una qualsiasi ROM vi basterà andare su Google, cercare il nome del gioco, appunto, ad esempio io adesso ho scaricato Pokémon Bianco 2, se non sbaglio. Sì, ho Pokémon Bianco 2 e Pokémon Diamante per Nintendo. Li scaricate, scrivete appunto, ad esempio, Pokémon Bianco 2 ROM NDS, ad esempio, e vedete diversi siti. Generalmente ovviamente guardate quelli italiani e quelli che hanno un rating più alto. Seguite i vari tutorial dei diversi siti per scaricare il file che vi sarà dato appunto come sotto forma
di file RAR. Una volta che avete questo file RAR, lo estraete e avrete queste cartelle, appunto. Le aprite e diciamo che nella maggior parte dei casi troverete all'interno un altro file RAR, in questo caso è questo qui, che per essere estratto ha bisogno di una password, password che diversi siti vi danno. Però molte potete essere fortunati o meno nel trovare file RAR con o senza password. Quello che a voi interessa non è la cartella, ma è il file che si trova all'interno della cartella compressa, che è il di tipo NDS, per appunto inserirlo all'interno della NDS for iOS. A questo punto dovete aprire iTunes, andare nella sezione del vostro iPhone, appunto, andare in app, scendere verso il basso, aprire, cliccare appunto sulla app, e questa sarà la i documenti di NDS for iOS. Questa, diciamo, appunto sarà la come posso dire, la memoria della vostra applicazione. Vedete che ovviamente non c'è niente, c'è solo questa cartella battery, che è appunto standard dell'applicazione. Una volta fatto ciò, prendete il file .nds, lo trascinate all'interno di documenti di NDS for iOS, aspettate che copi il file. Ok, come possiamo vedere è stato copiato il file. Adesso ne passiamo anche un altro, passiamo Pokémon Diamante ad esempio. Questo dovrebbe essere molto più veloce, perché Pokémon Bianco pesa 60 mega, Diamante 6 mega. Vabbè, appunto, adesso se apriamo sul nostro dispositivo l'applicazione, vediamo che nella ROM list ci sono entrambe le ROM. Che appunto, se clicchiamo, ovviamente vedete che parte tranquillamente. Vedete, partono tranquillamente. Un consiglio che vi voglio dare è appunto quello di salvare molte volte all'interno del gioco, appunto perché non è una console stabile, è comunque un emulatore. Ed essendo un emulatore, è, diciamo, non è stabilissimo. Quindi, diciamo, dopo aver, che ne so, nel caso di Pokémon, battuto un capo palestro, attraversato un determinato percorso, vi conviene salvare, perché capita molto, ma molto raramente. Io su tipo 20 ore di gioco sarà capitato due volte, per così dire. Capita molto raramente, però capita che l'emulatore crashi. Vi avevo detto che avrei mostrato un tutorial anche per GBA for iOS, ma il procedimento è praticamente lo stesso. C'è questo file che è appunto GBA, quello era file NDS, questo è file GBA. Lo cliccate e lo trascinate all'interno di documenti di GBA for iOS, ovviamente cliccando qui. Ovviamente però i file .nds vanno solo nell'emulatore della Nintendo, perché se io adesso prendessi Pokémon Zaffiro, che è per GBA, e lo mettessi all'interno di NDS for iOS, vediamo, chiudo e riapro l'applicazione, vedete che appunto non è stata passata, la potete tranquillamente cancellare. Quindi questo era il tutorial su come scaricare l'emulatore della Nintendo e tutte quante le ROM, passarle appunto nel vostro emulatore. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e sia stato utile. Io vi invito a passare da tutti quanti i link che passate in descrizione, il gruppo Telegram che ho aperto da poco, dove appunto vi mostro in tempo reale, appunto vi mando i link dei nuovi video usciti, e magari qualche volta sponsorizzerò anche qualche canale. Quindi se volete potete passarci tranquillamente. Io mi nomino come sempre Dermo, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi.